Siamo qui con Alba Gonzales a Lungotevere Roma con queste monumentali opere di cui vogliamo capire bene il significato. Ma il mio lavoro è molto legato al mito, con però delle interpretazioni naturalmente di una donna di oggi. Ho sempre guardato comunque al mito, ma anche giocando moltissimo sull'ironia. Diciamo che io ho tre temi fondamentali che seguo, su tre binari paralleli ma che non si incontrano: l'ironia, l'amore e il dramma. Lei sceglie la scultura, no? In maniera particolare per esprimere questo suo sentimento? Ma certamente l'espressione che poi viene rappresentata è qualcosa che mi parte dall'inconscio essenzialmente, perché io mi lascio molto andare a quelli che sono il mio io più profondo quando lavoro. Non penso mai a qualcosa che non possa comunicare un mio sentire, un mio pensiero, è una comunicazione. È vero che lo scultore, quando vede una massa da modellare, è come se già vedesse quello che sta per succedere, l'opera finita? Non è proprio così. Generalmente si parte sempre da un bozzetto, perché anche se quando si affronta il marmo, per esempio, se uno non ha già un'idea che quel suo primario bozzetto possa essere contenuto in quella massa, è chiaro che non potrebbe funzionare. Quindi, questo è ciò che si dice, diciamo, dei grandi, sì, però comunque penso. È un mito questo di dire già si vede dentro, sì, certo, si vede nel senso che capisci subito se può contenerlo tutto quel blocco, l'opera che tu vuoi realizzare, quello sì. Il mito oggi che cosa ha da dire, diciamo, a una civiltà così evoluta come la nostra? C'è un messaggio nelle sue opere? Beh, guardi, quello che a me sconvolge è che una volta i miti erano reali. Invece oggi, purtroppo, spesso i miti dei giovani sono addirittura dei personaggi dei fumetti, il che veramente è molto triste questo, perché a una volta c'erano dei grandi personaggi del passato che veramente avevano da comunicare qualcosa ai giovani. Oggi purtroppo sembrerebbe che ci sia una certa perdita proprio di messaggi importanti, e allora noi artisti cerchiamo proprio questo, di parlare attraverso le nostre opere e di far intuire qualcosa che non si vede ma che c'è. È quasi una riscoperta dei classici che forse oggi non sono più presi così in considerazione? No, non deve essere una cosa per forza legata al classico, ma deve avere sicuramente dei contenuti, perché se un'opera d'arte, oggi l'uomo corre, se un'opera d'arte non riesce a fermare un attimo quella corsa, significa che non ha contenuti. Invece quando si vede che qualcuno si ferma, osserva e si domanda che cosa ha voluto dire l'artista, e quello significa fare un po' centro. Il legame con Lungotevere Roma, con il fiume, con l'acqua che scorre, c'è un legame fra queste opere e il fiume? Spesse quanto! Io da bambina, io sono nata proprio in Prati, e da bambina cercavo di imparare a nuotare sul Tevere, pensi un po', io mi ricordo queste gambe dentro la melma, era terribile, ma il desiderio dell'acqua era così forte, ma non finiva là, perché io raccoglievo la creta melmosa, la portavo a casa e con quella giocavo e già modellavo qualcosa, quindi è una cosa proprio che faceva parte di me sin da bambina. Il Tevere ha un ruolo nella sua storia e nella sua arte? Il Tevere è stato testimone dei miei primi bacetti, è stato testimone delle mie lunghe passeggiate in bicicletta con i pattini, il Tevere è stato molto importante nella mia vita. C'è una lunga estate per ammirare le sue opere, Bordo Tevere, quindi perfetta, è un connubio perfetto. La cosa curiosa è veramente questo invito che ormai si ripete da 3 anni,
che mi ha riportato così vicino al Tevere, perché io ormai da molti anni lavoro molto in Toscana, esattamente a Pietrasanta, dove ho anche un monumento nella piazza. E quindi riportarmi così, proprio quasi con violenza, nella mia città è stato molto, molto bello. È quasi la riscoperta di un mito. Sì, sì, veramente, veramente. Poi vedo che le persone, la scultura, quando gliela porti in mezzo a loro, vedo che è molto apprezzata, non solo qui a Roma, ma qui a Roma anche, nonostante i tanti monumenti, vedo che per l'arte, diciamo, moderna, tra virgolette, c'è ancora tanto posto. La ringrazio molto e complimenti. Grazie.